bel Ronaldinho può andare, non lo bastano. Gol! Gran gol! Amici, un saluto da Jacklon e Max, bentrovati con la retrocarriera del Bari. Ora siamo in semifinale di Coppa Italia e dobbiamo giocarcela col Torino. Abbiamo vinto 3-0 l'andata, mentre la partita fra Roma-Juve è più aperta, ma tutto può succedere, specialmente se io sbaglio tasto e vado a giocare col Torino, cosa che non voglio fare. E quindi sarà appassionante, sarà il grande ritorno di semifinale. E poi la finale mi pare che sia anche quella andata e ritorno, ma vedremo come andrà. C'è tempo, c'è davvero tanto tempo. E spero che vi divertirete in questa partita, anch'io voglio divertirmi, che ci siano dei bei gol e grandi spettacoli in campo, ed è tutto ciò che posso chiedere da una partita di calcio retro gaming. Un grande giorno per la Coppa oggi. Siamo qui dal vivo per il secondo tempo della semifinale tra Bari e Torino. Massimo Caputi è seduto accanto a me per aiutarmi nella telecronaca. Nessun allenatore avrà avuto problemi a motivare i suoi giocatori. Bravo, Vamp. Proprio giusto. Io senza il giusto zoom della telecamera fatico a giocare, ragazzi. Non è un segreto. Battistuta. Ops. Passaggio ritardato, è finito in fuorigioco. Brambilla. Oh, artistico. Allora, toccata bene dal portiere. Stavo riflettendo. La palla sembra incollarsi ai suoi guanti. Sul fatto che se il Torino vuole rendersi pericoloso, deve fare almeno un gol nel primo tempo senza subirne nessuno. O fare due gol e subirne uno al massimo. Questa è veramente una bella palla. Perciò. Ci sarà una punizione. Queste sono le condizioni perché il Torino possa rendersi pericoloso. Mannaggia palla del portiere. Siamo strafavoriti, chiaramente. Battistuta. Ronaldinho. Ops. Giusto, ah, Galante. Un giocatore che ricordo con molto piacere. Artistico. Bellissima parata del portiere. Blocca bene il pallone. Piovoso. Sì, ha fatto un buon lavoro. Buone parate. Sembra Gotham City. Piove sempre. Ok, attenzione. Ci sono andati vicino. Palla di poco sopra la traversa. Beh, il Torino non gioca male. Ottima passaggio. Ottima parata del Il mio obiettivo sarà, diciamo, un gol. Tenuto in braccio come un bambino. E spezzare il ritmo del Torino. E avere praticamente la quasi certezza di qualificazione, perché non c'è nulla di certo. Palla in avanti. Fare un gol significherebbe un bel vantaggio. Visto, ripeto, il 3-0 dell'andata. La palla di petto. No, del grosso. Scarchilli fa un erroraccio. Vampeta. Ronaldinho può andare, non lo bastano. Gol! Gran gol! Palla interessata. Capitolo quasi chiuso. Alto dove il portiere non può arrivare. Allora, questo gol significa che non ci saranno supplementari comunque vada e che il Torino per vincere deve farne 4, io non devo farne, quindi questo è un dato di fatto prezioso, sì, perché il Torino deve almeno fare un gol adesso in sto tempo e farne altri 3 nel secondo, cosa difficile visto il poco tempo a disposizione, ma è un bel gioco dove i gol arrivano, tutto può succedere davvero. Silenzi. Ottima deviazione del portiere. Vuole infatti zittirmi e segna il Torino. Oh, grande artistico, gol. Mi apre la partita il portiere per non essere riuscito a pararla. Sarà molto contento di questo, ha fatto un gol di fronte alle nostre telecamere. Mi spiace subire gol, ma per il bene della partita è una buona cosa. Questo riporta le squadre in parità sull'1-1. Spinesi, vediamo se riusciamo a fare un altro gol. Se facciamo un altro gol la finiamo veramente. Però grande parata delle dita. Non si arrendono, Giacomo, sono sicuro che torneranno a provarci. Niente da fare, insomma, bella partita, davvero bella partita, al di là di tutto il discorso qualificazione, il Torino c'è, bel passaggio, mette grinta, deve farne altri 3 però. Cosa ben che... fatto in difesa, attenzione, errore. Oh, boia, mannaggia, cosa parata del portiere.
Rete! Palla in fondo al sacco dopo uno splendido colpo di testa che non ha lasciato campo al portiere. Sembrava chiusa invece. Ok ragazzi, ora è interessante, pure troppo, programmi da fare. Passate in avanti. Grande Torino comunque. Una che tiene difesa testa. Assolutamente disorganizzata. Sì, sono disorganizzati ottimo in difesa. Però anche noi non scherziamo. Ancora la palla col petto. Oh, il portiere è riuscito. Abbiamo ancora 45 minuti così. Di prima classe, Giacomo. Ma farò i miei cambi immediatamente. Io sapete che non sono uno che sta a difendersi, non sta a aspettare le occasioni. Voglio mettere Masinga e voglio mettere Shevchenko al posto di Gonzalo Spinelli, anche se non era così stanco. E mi fido di questo B-team, che è un team A. I giocatori fanno il ritorno in campo per la ripresa. Va bene. Ovviamente invito gioca bene in avanti. Chi apprezza la carriera, chi apprezza questa partita, anche se mi conoscete o non mi conoscete, se volete lasciare un like al video mi fate un grandissimo supporto, un piccolo gesto, un immenso supporto, e grazie veramente di cuore. Ovviamente non mi accontenterò proprio del una bella palla. Globale, voglio segnare, voglio vincere, neanche 2-2, voglio fare un vantaggio. E segna Torino! E il portiere non ci sarebbe arrivato nemmeno con una. E mo sono cavoli amari. Un altro gol del Torino e siamo noi fuori. È veramente preoccupante. Che Torino, ragazzi. Che squadra. Questo fa 3-1 ed il divario aumenta. Sceva. La mancata. Si è fatta togliere dal piede. Non se ne è accorto. Che squadra questo Torino, ragazzi. Riuscirà ad arrivare fino in fondo? Il passaggio riesce a filtrare. Artistico. Sì. Scartini, di nuovo lui. Mancini sta giocando veramente male oggi, però bisogna ammetterlo. Non so proprio come ha fatto trattenerla. Ha fatto una parata, una respinta pazzesca, ma poi non si è più reinserito. Passa in avanti. Battistuta. Respinta dalla traversa. No, ragazzi, però. Rilanciata fuori. Sapete che, insomma. Battistuta. Sta succedendo le peggiori disgrazie. Sono stato felice di fermare il tiro, sono sicuro che preferisce il calcio d'angolo ad un gol. Gol di Battistuta, poi chiusa. Gol stupendo. Si è coordinato alla perfezione per. Adesso il Torino deve fare due. L'ha insaccato in modo splendido. Sarà felice di essere stato ripreso. È andata, ragazzi. Battistuta ci ha praticamente spianato la strada verso la qualificazione, ma svantaggio dimezzato. Siamo sul 3-2. La partita. Bel colpo di testa in avanti. Anche perché non mi piace perdere. Palla persa. Comunque in ogni caso onore a un Torino che combatte da campioni. C'era già l'ipoteca sulla qualificazione e ora salta via. Battistuta. Ross. Sceva, niente da fare. Respinta. Savai. Grande Bruce. Ecco un ottimo esempio del lavoro di questo portiere. Sarà una partita sicura. Lurcic. Ok. Buona copertura difensiva. Che tensione, che bella partita veramente. Galante, me la toglie Shevchenko. Allontana ogni possibile pericolo. Lo suona come un violino. Ok. Bonomi. Controlla il pallone. Fa fallo. Ok, Verosa. Artistico, no, lui. Bellissima parata. Dai, ma Mancini si è, ecco si è fatto perdonare. Rotta, astuta. Bella. Palla deviata. Volevo l'angolo, ma non posso avere più. Restituita di testa da dove veniva. Io ci credo in lui. Deviazione miracolosa. La oggi è troppo forte. Va bene, proviamoci, come al solito. Battistuta. Bella, ma non basta. Bravissimo Bucci ancora. Scarchilli. Mannaggia, che intervento. Bravissima parata in tuffo del bella, bella, veramente bella partita. Sta facendo del suo meglio, ha tenuto la maggior parte dei oggi il Torino merita di più, ma è troppo tardi. Troppo tardi. L'andata abbiamo fatto una partita da campioni. Ed è per quello che bisogna sempre insistere. E di nuovo nella stessa direzione. Sono contento così, cioè non sono contento questo del risultato. Passaggio. Anche se pareggio va già meglio. Però un cross. Rimanda la palla dietro.
Parata! Nulla da fare. Il portiere è riuscito a salvare la porta. Ne ha parati più di quanti ne siano passati. No! Oh sì! Errore! Come oh sì? Impedisce il gol dalla grandissima distanza. Vabbè, Bucci pazzesco, siamo partita. Alla fine separa solo una rete. Il punteggio è di 3-2. Siamo passati noi, vedete la festa del bar. Perdono ma festeggiano. Ed è stata bella, ragazzi, rivediamo. La paura dopo il gol iniziale, Ronaldinho, artistico, silenzio artistico, Batistuta, che chiude e smette di farci soffrire. Da quel momento lì non abbiamo più sofferto. È stato tranquillo, è stata la quiete, veramente. Bella, 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 bella partita. Bella qualificazione. Grandissimo Bari, grandissimo Torino, ovviamente. Soprattutto grandissimo Torino oggi. Vorrei sentire un vostro commento, cosa ne pensate. Voglio vedere intanto come è andata. Spoileriamoci un attimo prima di vedere il risultato. Bari-Roma. Ah, la Roma ha battuto la Juve. E saranno due partite anche lì. Vediamo qua tutto quello che è successo. Sì, infatti la Roma ha battuto la Juve, si è portata avanti. In campionato, Bologna-Venezia 0-0, Fiorentina-Verona 1-0, Inter-Torino 1-0, Juventus-Milan 3-1, quindi il Milan è ancora più indietro. E attenzione, Lazio-Bari, la prossima partita è importantissima perché ci giochiamo lo scudetto, possiamo portarci avanti o farci recuperare o tenere inalterata la situazione. Lo vedremo, lo sapremo la prossima volta. Vi saluto, vi ringrazio e buona giornata a tutti. Ciao!